Dolcezze, oggi è luminoso. Scusate, ho fatto un video un po' buio perché l'avevo registrato alle 6 ed è buio. Adesso ci sono le nuvole, ha piovuto, ha smesso. Vabbè, oggi nuovo video richiesto da una ragazza tra di voi, Giulia, forse, non mi ricordo. Vabbè, vi lascerò magari il nome se mi ricordo. Tendenze autunno-inverno 2024. Ho visto un sacco di video da Emanuela K, cioè KQ. Emanuela Q, che prima si chiamava Amazon Antandra, fantastica Emanuela, e poi un altro video l'ho visto da Federica, sempre su YouTube, La Donna Qualunque, si chiama il suo canale, andate a vedere, così ho preso spunto, diciamo, da quello che dicono loro, e ho fatto un mix di quello che hanno detto, ho scritto tutto, perché io se non scrivo le cose non mi ricordo, ho scritto in modo da capire, e adesso vi dico, vi faccio la lista delle cose che se volete comprare siete di moda per l'autunno-inverno di questo 2024. In ASMR, una ragazza me l'ha richiesto, mi ha detto sì, fallo il video tendenze in ASMR e lo faccio, lo sto facendo. Spero che vi interessi. Commentate se c'è qualcosa di questo 2024 autunno-inverno, di quello che dico, se c'è qualcosa che vi piace, che avete già comprato o che volete comprare, o che avete già nell'armadio, se avete magari già fatto il cambio di stagione o se lo dovete ancora fare, che cosa avete di prevalenza nell'armadio, come colori, come tessuti, oggetti, borse, scarpe, stivali, cinture, collane, accessori, eccetera, eccetera. Fatemi sapere se avete fatto appunto il cambio di stagione. Se vi piace questo video, iniziamo subito, sono elettrizzata. Allora, prima cosa, vinaccia, il color vinaccia, Bordeaux, Burgundy, Burgundy, Sherry, color Sherry, come le mie unghie. Sherry, color vinaccia, Borgogna, Bordeaux, rosso scuro, insomma. E questo è uno dei miei colori preferiti, alla follia, li amo alla follia. Sui pantaloni, sulle giacche, sulle maglie, sulle sciarpe, sui cardigan, collane, braccialetti, di tutto e di più. Adoro il rosso scuro, il rosso in tutte le tonalità, mi piace, ma va di moda, soprattutto quest'anno, anche d'estate andava di moda il rosso scuro, ma il vinaccia, tutte le tonalità del Bordeaux va di moda, quindi primo colore, quello. Poi il verde. Verde, che non è verde militare, il verde khaki, color khaki, verde chiaro in tutte le sue tonalità, il verde in generale in tutte le sue sfumature, il verde che a me piace abbastanza, ho una maglia verde che è un verdone scuro, mi piacerebbe anche avere un jeans tipo verde scuro, sì, un verde scuro mi piace, verde menta, verde pino, verde troppo chiaro, verde militare non mi piace, mi piaceva a 17 anni, adesso non mi piace più, verde khaki non mi piace, il color khaki non mi piace. Non mi piace, verde troppo chiaro su di me, sbiadito, non mi piace. Però il verde è il secondo colore autunnale che vedremo nelle sfilate, nei negozi, addosso alla gente, insomma, a chi piace lo compra. Terzo colore, il color marrone, 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 cioccolato. E anche qui tutte le tonalità del marrone, tutte le sfumature del marrone, color caffè latte, color caffè, color cioccolato, fondente, cioccolato, cappuccino, mocaccino. Anche il marrone chiaro, ma soprattutto il marrone scuro, il marrone cioccolato, il marrone come i miei capelli praticamente. Il marrone scuro, sì. Terzo, uno, due, tre colori. Poi il grigio, ma il grigio chiaro lo vedremo un pochino nei negozi, nelle sfilate, sì, si vede, però poco. Sui capispalla magari qualcosa, ma grigio si vede poco, grigio chiaro si vede poco in giro quest'autunno. Poi Federica diceva i Bermuda. A chi piacciono dall'estate ritornano i Bermuda, che sono quei pantaloni larghi, modello largo, corti al ginocchio o più corti del ginocchio o leggermente più lunghi dopo il ginocchio, insomma, come lunghezza. A me non piacciono, quindi non li comprerò, non li ho neanche mai comprati. D'estate non li ho comprati, non li comprerò neanche d'inverno, assolutamente no. Mi piacciono i pantaloni lunghi fino ai piedi, jeans classici. E un'altra tendenza è il jeans, il denim, il total look in denim, quindi camicia di jeans, pantaloni di jeans, magari anche una borsetta di jeans o comunque non dico una sciarpa di jeans perché no, magari non la vendono, magari c'è, ma io non la voglio una sciarpa di jeans, però total look denim, tutto in jeans, va di moda. Ecco, se avete camicie, mezze maniche o degli accessori comunque che tendono al color jeans, al blue jeans. A parte i jeans classici, anche magari dei dettagli negli stivali,
che non ci sono più. La giacca di jeans al pomeriggio va bene portarsela dietro. Comunque il total look denim va di moda. Poi i blazer, vedremo tantissimo i blazer che hanno le spalle larghe, abbastanza larghe, e evidenziano, però sono stretti nel punto vita, quindi nel punto sotto il seno praticamente, per noi donne ma anche soprattutto per gli uomini in generale. I blazer li vedremo tutti un po' stretti in vita, che evidenziano il punto vita. A me non piace questa cosa, mi piacciono quelli, non dico oversized, però mi piacciono quelli comodi, quelli larghi. Ne ho due o tre di blazer che li ho già messi, li voglio anche rimettere se non fa freddo, perché solo il blazer e una camicia sotto ho freddo. Però li ho già messi, ne ho parecchi di blazer, anche i cardigan vanno di moda, ma ve lo dico poi dopo. Comunque i blazer devono evidenziare, li venderanno, che evidenziano il punto vita e le spalle un pochino a sbuffo, un pochino larghe, quindi quello. Poi i cardigan io li adoro, sia lunghi che corti, corti in vita, coi bottoni, senza bottoni, aperti, con la cernierina magari anche, bellissimi. Io i cardigan li adoro, se avete visto sull'altro canale i miei video sull'armadio, sui miei vestiti, chi mi segue sul primo canale Sare Channel sa che io amo i cardigan e ne ho tirati fuori adesso dall'armadio, ho fatto il cambio di stagione oggi, i capelli stanno crescendo, il ciuffetto qua sta crescendo, ne ho tanti di cardigan, sia corti, uno beige, uno nero, ne vorrei prendere un altro bordeaux se lo trovo nei negozi, mi piacerebbe tantissimo, con i bottoni, corto in vita, ne ho uno rosso e bianco, uno rosso, no, uno bianco e nero, quadretti lungo, lungo lungo fino al ginocchio, aperto, senza bottoni, senza niente. Uno rosso e nero quadretti, ne ho veramente tanti di cardigan, belli, belli, belli. Uno arancione che mi ha regalato Ilenia, ne ho tantissimi, adoro. Ne ho uno grigio, uno nero in tinta unita, uno grigio, due tonalità di grigio, però è sottile, vabbè, alcuni invernali, alcuni sottili. Io li adoro i cardigan, avete capito? Vanno di moda i cardigan sottili con il colletto, tipo camicia. Belli, li devo vedere, dovrebbero essere belli. Poi tornano i gilet, i gilet. Soprattutto quelli della nonna, come li chiamo io, in maglia, fatti magari a mano dalle nonne, dalle zie, tenuti come ricordo, regalati dai parenti se li avete. Io forse ne ho uno nero e bianco cucito da una mia prozia che adesso non c'è più, non so, devo vedere se ce l'ho da qualche parte, in qualche scatola. I gilet comunque vanno di moda quest'anno, questo autunno inverno li vediamo tantissimo, li ho già visti in vari video, in vari video outfit della gente, insomma su YouTube, anche dal vivo ho visto tante ragazze che mettevano i pantaloni lunghi, i gilet sopra o senza niente sotto, solo il gilet, gilet il pantalone uguale, il pantalone uguale al gilet, il gilet uguale al pantalone, o magari una camicia sotto il gilet, i pantaloni, il gilet uguali. Comunque vanno di moda i gilet in maglia e anche quelli classici con i bottoni, corti o lunghi, con i bottoni, sì, con i bottoncini. I gilet vanno di moda. Poi le polo, tornano le magliette polo, che le vedevamo forse anche l'estate scorsa, le polo mezze maniche andavano di moda d'estate, sì, io forse ne ho una sola di simil polo, maglietta mezze maniche col colletto, appunto, sì, tipo golfista, donna, uomo che va a golf, che va a giocare a golf, quelle maglie che mettono, sì, quelli che vanno a giocare a golf, credo, a tennis, sì, più o meno, vabbè. Così, polo in maglia con il colletto con tre bottoni, stile casual. Per uno stile casual, un look casual, ne vedremo tante di polo. A me non è che piacciono molto, sinceramente. Preferisco le camicie così come questa che ho addosso, fucsia o di altri colori, insomma. Mi servirebbero delle camicie in tinta unita se devo proprio comprare qualcosa questo autunno-inverno. Mi prenderò una camicia nera e una camicia blu scura, magari su Shein. Adesso vediamo quanto costano nei negozi. Se le trovo che mi piacciono anche dal vivo, forse è meglio. A voi piacciono le polo? Fatemi sapere, a me non tanto. Poi leopardato, i pantaloni, lo stile comunque leopardato, la tendenza leopardata tornerà di moda, perché già d'estate l'abbiamo vista e tornerà di moda il leopardato come stile. Total look leopardato è un po' aggressive, secondo me è un po' forte, però se siete magari donne sfacciate che non ve ne frega niente del giudizio degli altri, potete anche mettere il total look leopardato, maglia o vestito leopardato con uno stivale nero, o maglie e pantaloni leopardati, camicia e pantaloni, camicia e gonna leopardata, la giacca magari leopardata, tutto leopardato. Se no,
Se siete più come me, semplici, viva la semplicità. Non dico che le altre non siano semplici, eh. Chi veste leopardato completamente. Non critico, non giudico. Però ho solo detto, chi vuole un look, ecco, diciamo così, chi vuole un look più semplice, meno appariscente, può mettere un pantalone leopardato, una camicia nera, una maglia nera in tinta unita, una scarpa che riprenda la maglia nera o la maglia bordeaux. Un bordeaux con leopardato va bene, così due tendenze per l'autunno-inverno le unite insieme. Una borsa magari nera con le scarpe nere, una maglia bordeaux con i pantaloni leopardati, una camicia magari bianca con leopardato, un pantalone leopardato, o viceversa una camicia leopardata e il pantalone nero. Fate voi, abbinate come volete, però il leopardato lo vedremo tantissimo in giro, a me piace. Poi i coordinati, i set coordinati, già quest'estate li ho visti tantissimo e avrei voluto comprare qualcosa come set, ma non ho trovato niente nei negozi che mi piacesse. C'erano le camicette mezze maniche, magari a quadretti, rosa e bianche, i pantaloncini anche corti uguali alla camicetta, o magari c'erano, come vi dicevo prima, il gilet in tinta unita grigio col pantalone grigio, o magari giacca, gilet e pantalone, giacca, gonna e gilet dello stesso colore. Quelli sono i completi, i coordinati, che potete trovare nei negozi che trovavamo già quest'estate passata. L'estate scorsa, insomma, giacca, pantalone, giacca in tinta unita, pantalone in tinta unita, oppure giacca, pantalone, giacca e gonna in fantasia, di tutto e di più. Ecco, se vi piacciono i coordinati, saranno una tendenza del 2024, autunno-inverno 2024. Poi, come scarpe, tacchi bassi, le Mary Jane e le ballerine, stivali anche bassi, tacchi non più a spillo, non più altissimi, ma tacchi comunque bassi, scarpe basse, col tacco magari quadrato o sottile, ma non 15 cm, tacco magari 10, 8-10 cm, magari anche 12, ma non più alto. Tacchi bassi andranno di moda nelle scarpe col tacco basso. Comodità nelle scarpe, la comodità ci sarà sempre, fortunatamente per me. Sono contenta io, dai, che non vanno di moda quelle scarpe a 25 cm di tacco, che sono altissime, che io non riesco a mettere. Poi magari voi riuscite, ma io dico la mia opinione, sempre comunque. Le Mary Jane rosse, magari lucide, sono di moda, le ho già viste, sono molto belle come scarpe, non so se mi stanno bene, con o senza calze. Se riuscite a metterle senza calze, per questo periodo, settembre-ottobre, va bene. Comunque le ballerine andranno di moda, le Mary Jane, i tacchi bassi, stivali col tacco basso, stivaletto tipo cavallerizza, tipo equitazione, stivali anche tipo camperos. Il modello che andrà di moda, che vedremo tanto in giro, che ho già visto, è quello, stivale camperos, però sempre col tacco basso, stivale alto magari al ginocchio o indianino, però basso come tacco, modello alto ma magari basso, se no alto alla caviglia, ma il tacco sempre basso negli stivali, nelle scarpe da donna, insomma. E anche i mocassini secondo me vanno di moda, non l'ha detto nessuno, ma secondo me vanno di moda. Questo autunno-inverno i mocassini ritorneranno. E basta, ho detto tutto quello che ho scritto, i blazer, i bermuda, grigio, color marrone, verde, vinaccia, le polo, i cardigan, il leopardato, i coordinati, set coordinati, total look in denim, quindi tutto in jeans, magari scarpe, non tutte in jeans, ma dettagli in jeans, le borse con dei dettagli in jeans, anche le borse rosse, vanno di moda le borse rosse, le ha fatte vedere anche Sara Costantini su Instagram, bravissima lei a fare i video, fantastica. E anche le altre sono tutte ragazze molto brave, quelle che parlano di moda. Io non sono una modaiola, quindi leopardato qualcosa mi piace, nell'armadio ce l'ho già. Comprerò cose in tinta unita, soprattutto quelle due camicie che vi ho detto, perché mi servono. E poi magari un set coordinato lo trovassi, giacca e pantalone dello stesso colore, in tinta unita, perché ho tante cose floreali, con le righe, con i fiorellini, con i quadretti, con le scritte, colorati. A me servirebbero nell'armadio delle cose in tinta unita, un po' eleganti, diciamo. Sì, coordinati tipo da ufficio ci sono anche. Tipo segretaria, ecco, minigonna magari. O la gonna corta, nera o grigia o blu o marrone o vinaccia, con la giacca uguale, la camicia magari bianca o la camicia nera in tinta unita. E voi potete andare in ufficio. Insomma, i coordinati, se trovassi qualcosa di coordinato mi piacerebbe. Color marrone, non ho niente di marrone nell'armadio, mi piacerebbe magari una maglietta in tinta unita marrone, un pantalone marrone, ma
questo video e ci vediamo in un altro video. Se voi avete, seguite la moda. Se avete tutto quello che vi ho detto, che va di moda, se comprerete qualcosa di quello che ho detto, che hanno detto anche le ragazze che ho seguito io per fare questo video, le tendenze voi le seguite o seguite il vostro stile e basta. La moda deve adeguarsi a noi stessi, non dobbiamo noi adeguarci alla